Ciao, benvenuti nell'ultimo episodio di questo incredibile zip che mi ha fatto bestemmiare più di qualsiasi altro mezzo. Sto scherzando, il runner è il primo in classifica. Come avete potuto immaginare, questo è l'ultimo episodio perché non ho più né tempo né voglia di continuare a farlo. Anche perché questo coso è da vendere il prima possibile per continuare quello che è l'animo principale di questo progetto: comprare un qualcosa che costa un bel po'. Negli scorsi due episodi siamo arrivati a questo punto qua. Ho posato la pedana, che ora è asciutta ed è praticamente nuova. Come prima cosa andiamo subito a riverniciare lo scarico perché fa schifo. Decisamente molto meglio, sembra quasi nuovo. Ho fatto un po' una tamarrata. Ci ho piazzato queste viti gialle, che ovviamente devo tagliare perché sono troppo lunghe. E vi dirò la verità, non so neanche se mettere il paracalore, perché così ci sta davvero bene. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Però a questo punto mi sono reso conto che mi mancano delle parti. Signor Sam, buongiorno. Ti ho trovato il pezzo che cercavi. Non è in condizioni spettacolari, eh. Ha bisogno delle tue manine d'oro. Però tanto so già che tiri fuori un bel risultato. Esatto. Ecco il pacco. Viti, grazie. E questo era quello che ci serviva. Parabola per lo stop, visto che sennò non potevo montarla. Bisogna grattarlo e pitturarlo perché fa vomitare. Probabilmente questo lo taglieremo piuttosto che lasciarlo con i fori. Ecco, magari l'adesivo prima di verniciare io lo toglierei. Qui c'è stato un genio. Fatte vinci. Allora, dovendo togliere la vernice di 100 anni, useremo un rimedio estremo, ovvero lo sverniciatore, sulla plastica. Quindi bisogna comunque monitorare la situazione perché potrebbe danneggiare il pezzo in sé. Questo fra l'altro è veramente forte. Merda. Bene, si è asciugato, quindi ora il nostro alloggio per il faro posteriore è pronto e lo andremo a montare. Nel frattempo ho fatto una scoperta che non mi piace neanche un po'. La prima è questa. In realtà sono due le scoperte. Una, la vite del vecchio specchietto è andata. E questo popolino non è per zip a tamburo. Infatti, come potete vedere, c'è il foro per la vaschetta dell'olio dei freni, che eccolo qua. Come potete vedere non è uguale. Questo qua è un po' più indentro, ma devo fare questo trapianto perché altrimenti non c'è lo specchietto e non sarebbe proprio una grande cosa per vendere uno zip stradale. Rimozione canotto del freno. Togliamo anche la leva. Ok, montato. Comunque non mi piace fare queste cose. Montiamo questo. Così poi finalmente possiamo mettere il faro. Culo dello zip. C'è un'alta probabilità che questa lampadina non funzioni. Comunque intanto rimonto tutto, così vedete lo zip praticamente finito. Spoiler, non lo posso accendere perché mancano quei costani ugelli del carburatore. Quindi nel prossimo video voi vedrete quanto ho speso per sto zip e la sua prima accensione. Seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, howtosam, e anche su TikTok, dove ho messo delle parti di restauro dello zip che non vedrete quest'oggi. Prigionieri di scarico nuovi di zecca, montiamoli. Farlo prima sarebbe stata una buona idea, però purtroppo non l'ho fatto perché ero convinto ci fossero quel cilindro. Io volevo montare tutto, ma no problem. Dado, contro dado. Parte corta dentro, parte lunga fuori per poter avvitare il collettore. Vedete? Così riuscite a metterli abbastanza facilmente. È abbastanza un'altra cosa, ma vabbè. Prigionieri montati. Montiamo la nostra Sito Plus perché con un cilindro originale, cosa volete che montiamo? Una trofeo? No. Non ho distanze della marmitta, quindi per quest'oggi ci conteremo di due rondelle e un dado gigante. Quando avevo 14 anni mettevo i rulli del variatore che non usavo e non è mai successo nulla. Un ottimo rimedio low budget. Cioè, se siete persone serie non fatelo, però ora mi tocca farlo. Montato. Neanche male. Per fortuna che salvo sempre le viti con la plastichetta rossa, che fra l'altro costano un botto. E ora posso montare lo stop. Tac. A questo punto, in tutta la mia ignoranza, non so se vadano prima i fascioni laterali o il ciambellotto centrale, ma monteremo questi qua. Che sia giusto o no. I pezzi sono talmente impolverati che sembrano grigi. Ok. Questo qua va attaccato qui. Bello lo zip, mi piace molto. A questo punto, ragazzi, montiamo rapidamente la batteria. Ho preso questa batteria Bosch Gel che dura di più. Il bello è che non c'è lo spiato e quindi è impossibile ossidare il telaio. Pedana. Forse andava ancora prima del cupolino. Cazzo. Di Houston abbiamo un problema. Ora che il controscudo è stato montato, posso veramente montare la pedana. Comunque guardate un po' la differenza fra le viti verniciate e quelle non verniciate. È troppo evidente, in un secondo momento tirerò via tutte quelle un po' messe male e le rivernicerò. Manca lo sportellino.
questo punto do una pulitina con l'alcol isopropilico per vedere veramente come sono messi i fascioni. Cosa gli fanno? Ok, diamo una pulita anche alle carene, che comunque vanno lucidate per togliere i graffi. Bene, posizioniamo la sella. E dai. Mi è appena rimasta la sella chiusa e non capivo perché non riuscivo più a aprirla. Questo deve stare sotto al fermo da poter fare questo movimento qua. Ok, funziona. Devo fare una copia delle chiavi, se no resto chiavato. Rimonto un attimo il cupolino, senza faro, perché comunque per lucidare mi sarà molto più comodo. Vabbè, alla fine l'abbiamo fatto stare. Questo è orrendo. Vediamo questo adesivo. Ho passato la fiamma. Non l'ho mai fatto e non fatelo. Non so se era una buona idea, però è venuto via velocissimamente. Via la colla, che avrà 100 anni. Una mascheratina veramente veloce alle parti in plastica da non lucidare. Oh cazzo. Qua ci sono dei graffi che comunque per la lucidatura sono troppo profondi, quindi gli passerò a mano una carta mille veramente leggerissimamente. Idem qua, sono abbastanza profondi. Veramente velocissima carteggiata. Facciamo sparire 1, 2, 3. Molto meglio. Avvitatore scarico. Ho rovinato il cupolino. Ultimo polish, anche se probabilmente inutile. Merda, ho messo un botto. Vabbè. Wow. Molto, molto meglio di prima. Yeah. È nuovo? No, non è nuovo, però ci sta veramente molto bene, se lo riesco a mettere. Guardate quanto cavolo è lucido, ciao! Andiamo via la mascheratura. Sì, è venuto decisamente bene. Guardate, che ora è? E let's go! Ho finito praticamente quasi tutto, nice. Manca solo l'accensione, che non posso fare perché non le chiavi con me. Le carene sono venute veramente molto bene, se vi ricordate qua era tutto pieno di graffi. Non c'è praticamente più nulla. Questo è veramente incredibile. Cupolino, ho fatto una piccola cagata. Guardate qua. Solo che ora non mi metto sicuramente a smontarlo per riverniciarlo. Metteremo un po' di nero così e un adesivo. Come avrebbe fatto un qualsiasi meccanico del cane. Nel complesso comunque tutte le plastiche sono veramente venute molto bene. Le carene sono incredibili perché sono quelle di prima. Non è che abbia cambiato qualcosa, solamente lucidato tutto quanto. Il coperchio che è qui è anch'esso originale senza averlo riverniciato. Ho solo cambiato le viti. Parafango fucilato, quindi probabilmente lo taglierò. Qua c'è il faro rimesso, qua sarà da un po' riverniciare al volo. Scarica. Molto bene. Visto che lo scooter non è qualcosa di incredibile, purtroppo non posso venderlo a un prezzo veramente elevato. Mi avete scritto non meno di 500 e infatti l'idea è più o meno di venderla a quella cifra là, magari 550. La prossima volta comunque vi farò vedere l'accensione, vi farò vedere quanto è stato speso sopra. Non pensate che il guadagno sia incredibile perché ho comprato veramente tanti pezzi. Non so neanche se ne è valsa la pena. Però i video bisogna farli. Ah! Mancano le manopole, che sono qua, e non le ho ancora montate. Come ultimissima cosa metteremo i bilancieri oro, visto che li ho trovati in giro per casa. Ciao!